No, questo film non tratterà di pallottole e pistole. È solo che nelle ultime lezioni si è descritta alla luce come se fosse uno sciame di pallottole. Si è trovato che in una certa misura la luce si comporta perlomeno come se fosse uno sciame di particelle di qualche specie. Ricordate che riflessione, rifrazione, il fatto che la luce va in linea retta, tutto sembra andare a posto. È vero che dobbiamo fare alcune altre ipotesi qua e là, ma il modello non è poi male. Oggi vogliamo ragionare al rovescio. Prendiamo qualcosa di suggerito dalla teoria che sia vero per le pallottole e vediamo se è vero anche per la luce. Che cosa accade quando si spara ad un barattolo? La pallottola non si ferma e cade a terra soltanto. Per breve tempo essa produce un impulso. E se la luce si comporta come uno sciame di pallottole, dovrà fare qualcosa di assai simile. Non farà certamente volare via un barattolo, ma dovrà pur produrre una lieve spinta. Diciamolo anche così. Perché una teoria abbia valore, essa deve funzionare in due sensi. In primo luogo, essa deve riassumere tutto quello che si sa. E poi deve suggerire nuovi esperimenti da fare. E così oggi andremo in cerca della pressione prodotta dalla luce. Ci fu chi cercò di scoprirla più di 150 anni fa, ma fu solo all'inizio di questo secolo che si eseguirono degli esperimenti che assicurarono che si era vista davvero la pressione della luce. Proviamo l'esperimento più semplice. Metto in equilibrio questo specchietto su un lato e lo illumino con la luce di un proiettore di automobile da 20 watt. Vedete qui davanti la luce riflessa sopra il tavolo, ma lo specchio non cade affatto. Mentre, se ci soffio sopra appena un po', cade. Questo non vi avrà sorpresi affatto, perché sapete perfettamente che se accendete le luci di una stanza non vi sentite spinti contro il muro e se andate a passeggio sotto il sole non sentite niente che vi pesi addosso. Sentirete un po' di caldo, ma nessuna spinta. E quindi non sarà tanto facile far saltare fuori la pressione della luce. Allora parliamo di un esperimento più raffinato. Guardate questo mulinello che ho comprato in un negozio qui vicino. Vedete che gira con la luce che c'è nello studio. Ora lo fermo perché possiate vederlo. Anzi, posso fare anche di meglio. Guardate, eccone uno con l'ampolla rotta. E potete vedere che le palette sono nere da una parte e lucide dall'altra. E che può girare perché appoggia, vedete, è nero fumo, appoggia su una punta sottile. Vedete? C'è un po' di vento. Bisogna tenerlo riparato. E inoltre bisogna anche farci il vuoto perché funzioni. La pressione qui dentro è solo di circa un milionesimo di atmosfera. È stato inventato più di 100 anni fa da Sir William Crookes, proprio per vedere la pressione della luce. Perciò si chiama radiometro di Crookes. State a vedere come Crookes pensava che funzionasse. Questo è l'ago di sospensione. Queste sono le quattro pale. Questi sono i lati anneriti. Così. Ora Crookes diceva che una particella di luce che colpisca qui, sulla faccia nera, sarà assorbita, mentre una particella
che colpisca qui verrà riflessa indietro. E ci sarà una spinta più forte da questa parte che da questa parte. Possiamo misurarlo questo effetto. Qui c'è una semplice piastra d'acciaio appesa ad un filo in modo che oscilli così. E attaccato alla piastra d'acciaio, quassù in alto, c'è del grasso da ingranaggi che fa da assorbitore delle pallottole. Mentre in basso la piastra è pulita ed è perciò riflettente per le pallottole. Facciamo ora un esperimento molto semplice, cioè confrontiamo in che misura ruota su se stessa la piastra d'acciaio quando colpisco il grasso e quando colpisco l'acciaio pulito che riflette. Prima fissiamo uno zero, qui dove ho messo il bordo di questo cartoncino. Ora sparo sul grasso e il cartoncino si muove. È arrivato fin qui. Ecco. E ora proviamo di nuovo con una pallottola uguale. Stavolta sparerò sull'acciaio giù in basso. Il segno si è spostato. Quasi il doppio di prima. Potete fare l'esperimento anche voi, a casa. Dovete prendere in cucina una padella di questa grandezza all'incirca, una pesante padella di acciaio, e invece di usare il grasso minerale, usate del burro, che è più facile da lavare, e una normalissima pistola ad aria compressa, per esempio. Così vedrete, se proverete più volte, che la spinta subita dalla padella quando respinge via la palla è circa doppia della spinta subita quando l'assorbe. È questo che Sir William Crookes pensava accadesse nel suo radiometro. Vediamo se è così. Se la luce si comporta come particelle, dovrà esercitare una forza doppia sul lato lucido, su questo lato, di quella prodotta sul lato nero dove è assorbita. E perciò il mulinello dovrà girare. Mettiamone uno sano qui nel campo della cinepresa. Vedete che gira con le luci dello studio. E anzi, se accendo la mia lampada e lo illumino, esso ruota vorticosamente. Ma guardiamolo un po' più da vicino. Secondo la nostra teoria, la spinta dovrebbe essere maggiore sul lato lucido che su quello nero. Ora vedete che sta girando con la faccia nera che segue la lucida. Nel senso sbagliato. Qualcosa non funziona. Qualche cosa non va. Ed è così che pensò anche Crookes quando sperimentò l'apparecchio. Ma la natura non sbaglia. È la teoria sbagliata. Anziché rivelare la pressione della luce, qui succede che si è rivelato qualcos'altro. E Crookes, che aveva pensato di risolvere un problema, si trovò alle prese con due problemi. Era convinto che la luce eserciti una pressione, ma è chiaro che non l'aveva provato. Per di più, doveva ora provare che cosa mandava il mulinello al rovescio. Fu Sir Arthur Schuster a pensare che se anche gran parte dell'aria era stata tolta dall'ampolla, forse il gas che ancora c'era rimasto era proprio il responsabile di questo strano comportamento. E riuscì anche a dimostrarlo. E ora proveremo anche noi. Diamo un'occhiata a questo, a quello che chiamo di solito radiometro fatto in casa. Vedete che si è cercato di farlo simile a quello che avete visto appena poco fa, ma un po' più bello. Qui in alto c'è un vacuometro elettronico. Qui sotto una pompa, che è elettronica essa pure, fatta apposta per questo tipo di esperimenti. Sopra di essa c'è una sfera d'acciaio, sistemata in modo tale che se sollevo la sfera qui in alto e la trasporto in questa parte del tubo di vetro, essa aprirà il tubo qui, così che la pompa potrà estrarre il gas dal radiometro più giù in questa zona.
Mettiamolo ora in funzione. Potresti darmi una mano? Lo strumento sta incominciando a segnare. Bene. La pressione è di circa 4 milionesimi di atmosfera. E ora tiro fuori di nuovo la mia lampada. Come vedete, le pale girano. Ma vediamo che succede se cerchiamo di migliorare il vuoto. Sollevo la sfera dalla sua sede. Il vuoto migliora. Non so quanto sia buono, ma è veramente un buon vuoto. Ora ci mando la luce sopra. Ecco la luce che illumina le pale. Ora batte su questa. Ora batte su quest'altra. Ma non si vede il più piccolo effetto. Quello che si vede è che se non c'è gas, non cammina. In altre parole, il radiometro di Crookes è un oggetto che funziona con la pressione del gas. E se si vede che occorre addirittura il gas per farlo funzionare, deve essere il gas che lo fa andare al rovescio. O almeno al rovescio rispetto alla teoria. Una spiegazione completa del fenomeno è complicata, ma credo si possa darla pressappoco così. Per prima cosa, disegniamo il radiometro, come ho fatto prima. Con la faccia nera, quella affumicata, qui. Ecco. Ora, le molecole del gas colpiscono le facce nere e anche quelle lucide. L'effetto della luce è di riscaldare la faccia nera più di quanto non si riscaldi la faccia lucida. Sicché una molecola che arriva qui e colpisce qui e rimbalza indietro va un po' più svelta di un'altra molecola che arriva da questa parte e rimbalza così. Perciò il rinculo prodotto è più grande e ne segue che la spinta agisce prevalentemente sulla faccia nera. In altre parole, la pala sarà spinta dal gas all'interno dell'ampolla con il nero che segue il lucido. Ed è proprio questo, infatti, quello che avviene nel radiometro. E ora abbiamo un altro problema. Il problema è questo. Il radiometro non gira più perché la pressione della luce non c'è, o invece il radiometro ci tradisce per causa dell'attrito sul perno o qualcosa del genere? Per accertarcene, usiamo uno strumento un po' più delicato di quelli che abbiamo usato fino adesso. Qui ce n'è uno fatto apposta a questo scopo. Sospeso qui in alto, c'è un sottilissimo filo tirato dal quarzo fuso. È circa un decimo del diametro di un capello umano. Forse lo vedete oscillare qui dentro. Io riesco appena a vederlo. Sospeso al suo estremo, qui in basso, c'è un pezzetto di foglia di alluminio, una foglia molto sottile. Essa è semplicemente sospesa al filo qui. E qui sotto c'è un'altra di quelle pompe elettroniche che mantiene questa ampolla, questo recipiente di vetro, ancora più vuota di tutti quelli che abbiamo usato prima. Come vedete, questo esperimento è stato concepito in modo da liberarci degli effetti che interferivano con quelli voluti. Ci liberiamo dall'attrito sospendendo una paletta leggera a un filo sottile. Ci liberiamo dei disturbi prodotti dalla presenza del gas in tre modi. Primo, la paletta è così sottile che la temperatura sulle due facce diviene uguale dopo un tempo assai breve. Essa sarà calda su una faccia quanto sull'altra. Secondo, la paletta è lucida su entrambe le facce e perciò non ci saranno differenze di riscaldamento. Terzo, e certo più importante, il vuoto è così buono che l'effetto del gas residuo è davvero del tutto trascurabile. Il calcolo di questo effetto è stato eseguito, ma è alquanto lungo e complicato ripeterlo qui. Ora proviamo l'esperimento. Riprendiamo la nostra lampada. La lampada da 20 watt. E puntiamola attentamente su una faccia.
e non si vede succedere un granché. Beh, si è mosso un pochino, ma non è molto decisivo. Proviamo in un altro modo. Ora, prima mando la luce qui sopra e quando è tornata avanti la illumino di nuovo. Ecco. La illumino ancora da questa parte. Ancora. Così spingo sempre da una parte, mentre si muove indietro. Avete sentito che ho detto spingo? Io mando la luce su questa faccia. Ed è la luce che spinge per me. Non sono molti nel mondo quelli che hanno visto questo effetto e che possono essere certi di aver visto la pressione della luce. È un effetto piccolo, ma c'è davvero. Ma questo esperimento non serve solo a vedere se è vero che la pressione della luce esiste. E possiamo anche misurare la pressione della luce in questo modo. Se si provvede a misurare le oscillazioni, vale a dire il numero di spinte che bisogna dare per farle arrivare ad una certa ampiezza, e se si sa la massa e la grandezza della paletta che oscilla, si può calcolare la pressione della luce in modo diretto. E se lo facciamo nel caso del dispositivo chiusato, quello che si trova è in ottimo accordo con tutte le altre misure già eseguite. Qualcosa come 10 a meno 9 atmosfere per quella lampada da 20 watt. Questa è una pressione veramente piccola. D'altra parte, voi vorrete sapere in che rapporto è questa con le altre intensità luminose cui siete abituati. Se uscite a passeggiare al sole, la pressione su di voi è circa un trentesimo di questa, è circa 3 per 10 a meno 11 atmosfere. La ragione per cui la nostra pressione è maggiore di quella del sole è perché si è concentrato il fascio di luce con una lente, tanto che infatti quasi mi brucia il dito. È ben naturale ora chiedersi se un effetto di entità così piccola come questo abbia un qualche ruolo nell'universo. La coda delle comete, per esempio, tende ad allontanarsi dal sole, non segue del tutto la cometa. Fu appunto questo effetto che suggerì a Keplero, fin dal 1619, che la luce avesse una pressione. Ed egli cominciò a cercarla. Quanto ciò sia veramente dovuto alla pressione della luce e quanto invece ad altri effetti, come flussi di altre particelle, non lo sappiamo ancora del tutto. Gli astronomi hanno pareri diversi, ma la pressione della luce c'entra di certo. Ma essa entra ancora di più, e questo è ben certo, nelle stelle. È la pressione della luce che mantiene molte di esse alla grandezza che hanno. Troverete altre spiegazioni nella guida al film. Ora scusatemi se vi sembro noioso, ma vorrei ripetere la cosa come segue. Qui abbiamo visto qualcosa di quasi completamente banale. Abbiamo messo su un complicato apparecchio per vederlo. Non di meno, questo è uno dei principali costituenti dell'universo. Tiene le stelle, e cioè la più gran parte della massa, tiene le stelle alla grandezza che esse hanno. Ma rivediamo un po' quello che si è fatto. Avevamo una teoria sulla luce come sciame di particelle, qualcosa come pallottole. Sappiamo che quando le pallottole urtano qualcosa, esse producono una forza momentanea. E così pensammo che se la teoria della luce come pallottole è buona, un fascio di luce doveva spingere gli oggetti che colpiva. Poi, dopo qualche difficoltà, si è visto che la luce produce una forza e perciò la teoria corpuscolare prevede davvero il comportamento della luce. A che punto siamo? Abbiamo dato forza alla teoria corpuscolare. Ma non l'abbiamo provata, questa teoria. Infatti, potrete vedere più avanti che una teoria ondulatoria della luce comporta prevede anch'essa una pressione, ma di questo ne riparleremo.